Cari ascoltatori e aspettatori, eccoci alla puntata doppio zero di Aspettando il Giannistero Nero. Oggi volevo parlare di un'opera di un'attività che mi ha fatto conoscere Lorenzo Nannetti, che avete ascoltato ieri nella puntata del Giannizzero Nero. Per chi non lo sapesse, Lorenzo Nannetti è un analista di politica internazionale e ha fatto alcuni video su YouTube interessanti eh, dedicati proprio alla simulazione per approfondire le tematiche di storia e di politica. Bene, fra queste, fra queste puntate abbiamo trovato, ha consigliato un testo. Simulations in Politics, a guide to best practice del professor Simon Asherwood dell'Università del Surrey. E, mm, la prima di queste simulazioni l'ho provata a utilizzare direttamente a scuola. Di cosa parla questa simulazione? Eh, non so se vi è mai successo di incontrare quelle persone che con le mani sul cuore dicono oh mio dio ma come fa l'uomo a, a voler fare la guerra a qualcun altro? Ecco, io solitamente a queste persone consigliavo o di andare in una riunione qualsiasi di condominio, possibilmente con otto o più, o più appartamenti, o anche di andare su un gruppo di fantascienza su Facebook e scrivere che Star Wars in realtà è fantasy. Ecco, bastavano questi esempi per, per poter uh, dimostrare come facesse l'uomo ad aver bisogno, ad aver voglia di essere portato dalla guerra, ma devo ammettere che questa simulazione è ancora meglio. La simulazione l'ho fatta in classi, sia dalla prima che dalla quarta e più o meno ha fatto gli stessi risultati. Posso dire che la simulazione è molto semplice, potreste farla anche voi con i vostri amici e potreste addirittura farla raccogliendo 3-4 di quelle persone che si mettono le mani sul cuore di cui si parlava prima. Benissimo. Ehm, come funziona la simulazione? Si distribuisce una carta da gioco o un biglietto da visita o qualsiasi altra cosa a ogni coinvolto. Ehm, non conta nulla, semplicemente è un attestato che sono ancora in, in gioco. Poi gli si fa stare tutti quanti in piedi e gli si spiega le regole. Le regole vanno dette esattamente in questo modo: primo, l'obiettivo del gioco è sopravvivere. Ora giocherete tra voi a carta, sassa, carta Sasso Forbice. Scusate. Buongiorno Max, è bellissimo averti qui con me anche oggi. E il vincitore riceve tutte le carte che ha raccolto il perdente. Il perdente si siede e non può giocare più. Se pareggiate, rigiocate finché uno dei due non vince. Non siete obbligati a sfidare qualcuno a giocare. Ma siete obbligati ad accettare qualcun altro che vi sfidi, risposta no, Max. La puntata sarà la 01 la prossima. Oggi ho chiamato doppio 0 come la farina perché siamo ancora in fase sperimentale. Scusate il discorso con la chat. come promesso, come promesso eh, oggi facciamo un po' più di chiacchiere perché c'è un po' più di tempo. La simulazione è molto semplice. Quindi a quel punto, torniamo alla nostra simulazione, tutti quanti si alzano e iniziano a giocare come dei dannati a sasso carta forbice, alla moda cinese. Fino a che c'è una persona sola che rimane con le carte in mano. E a quel punto scatta la domanda: bravi, ha vinto lui uno e tutti gli altri hanno perso. Si poteva fare in maniera diversa? Ripensiamo alle regole. Non siete obbligati a sfidare qualcuno, dovete accettare chi vi sfida. L'obiettivo è sopravvivere. Se nessuno fa alcuna sfida, tutti quanti vincono. Il problema è che non ci pensa nessuno. E questa simulazione si presta a un sacco di aspetti, si presta a un sacco di motif. Qualcuno potrebbe dire, ah, io potevo anche pensarci, magari qualcuno lo fa, ma deve trovare altri che l'ascoltino, se no viene anche lui invaso e devastato dall'amore dall per la guerra che si diffonde, dall'amore per la sfida, dall'amore per la vittoria. E, e quindi questo è un altro aspetto. Per ragionare di pace mh, non è più semplice, ragionare di pace è più difficile vai contro un aspetto che invece è automatico, la lotta, la supremazia, il, il desiderio di prevalere. E poi l'autore suggerisce anche un'altra cosa. Una volta avete fatto un bel feedback, ne avete parlato fra di voi, avete spiegato tutto, beh, allora a quel punto vi date le carte, fatevi alzare e dite adesso giocate. Molte volte mi è successo, soprattutto con le classi degli anni più elevati, che si fermassero, che avessero capito l'antifona e che quindi avessero scelto di vincere tutti assieme. Soprattutto con le classi, con gli studenti più giovani, prima e seconda superiore, ricominciava la lotta. C'è un aspetto di questa simulazione che però va sottolineato, che chi perde non perde molto. Com un altro aspetto da tenere presente è che se invece che dare una carta e avessi detto a tutti prendete fuori 50 euro e giocate in questa maniera qua ecco qualcuno avrebbe lavorato un po' di più di, sul pensiero sul, mm, vediamo se c'è qualche modo per vincere senza rischiare troppo ma qui entriamo nell'ambito della, della filosofia diciamo così, della finanza comportamentale e questo però insegna un'altra cosa ai ragazzi che fanno questa simulazione che molto spesso quando tu entri in, in combattimento, entri in guerra, lo fai tenendo conto solo dei possibili benefici che riceverai. Non entri pensando anche alle problematiche che possono avvenire. E questo è probabilmente un altro grandissimo insegnamento. Quindi ribadisco. Oggi devo chiudere un attimo prima perché... Come molti di voi saprete, sarò ospite anche del giornalista Nero, quindi bisogna organizzare il collegamento. E è qualcosa che richiede un po' di tempo. Ribadisco, provatelo, provate questa simulazione, scaricate tutto quanto il PDF, che adesso vi lascerò in nota, e fatelo giocare a tutti quelli che arrivano con le mani sul cuore dicendo oh mio Dio, come fa l'uomo a pensare di voler fare la guerra. Ecco, l'uomo è naturale, purtroppo, che ci pensi. E allora forse imparare meglio come avviene, eh, vedere quanto le pedine saltano su un tabellone, può portare ad avere una miglior comprensione della situazione e vederla in maniera più matura. Eh, questo per stasera è tutto. Saluto Enrico e saluto Giuseppe che sono arrivati. Il Giannizio Nero arriverà fra un quarto d'ora nel frattempo vi saluto e chiedo come sempre i vostri feedback su Casus Belli grazie ancora per essere stati con noi e ci vediamo la prossima volta ciao